Ragazzi, è bello segnalare i commenti quando non si hanno le cosiddette di parlare faccia a faccia con la persona. Si va a segnalare e si va a far bloccare l'account Facebook. Questa è la cosa proprio matura da persone mature, da uomini maturi. Perché vi dico questo? Presto ho detto perché io in un gruppo Facebook sulla geologia in cui mi trovo. Sto cercando di far rispettare quelle persone che vanno con l'intento di far identificare i loro minerali o le loro rocce che sia che possano. Perché ci sono in, quest in questo gruppo troppe persone, chiamiamole pagliacci, troppe persone che piuttosto che commentare e rispondere come la prassi vuole sotto al post cercando di identificare il campione vanno a fare battute che vanno a offendere le persone che pubblicano i post perché sono offensive vanno a prendere per a prendere in giro praticamente le persone che appunto pubblicano con la speranza di trovare una risposta alle loro domande e non si tratta di una battuta ogni tanto ma di 20 30 commenti la cui maggior parte sono battute ripetitive stupide che non fanno ridere nessuno non solo perché comunque. Comunque se vai a far notare loro questa cosa, se vai a far notare loro che stanno sbagliando, iniziano a fare di tutto e di più piuttosto che a mettere le loro colpa. Iniziano, che ne so, a insultarti, iniziano a, a usare modi sgarbati e maleducati per esprimersi, perché Deve essere per forza come dicono loro, come i bambini quando battono i piedi per terra, quando vogliono qualcosa, esattamente allo stesso identico modo. E questo è quello che succede. E giustamente io vengo... Uno dei miei commenti che va a mettere in riga queste persone viene segnalato e mi bloccano di nuovo l'account Facebook. Perché di nuovo? Perché già un altro commento che non era assolutamente... Offensivo, o meglio, non era bullismo come era stato segnalato perché il commento recitava testuali parole, pecchi di arroganza quando mi sono stati rivolti commenti cento volte più, più offensivi e cento volte più maleducati. Che io ho segnalato a Facebook, e solo alcuni di questi sono stati bloccati. Ma in questo caso c'è stato un secondo commento che mi è stato segnalato e che non ha determinato il blocco dell'account per un giorno. Ma per tre giorni, e l'account, o meglio, il, il commento in questione diceva: Mi sa che i problemi c'eri tu, ma seri. Ma perché? Perché era di risposta a una persona che per prima mi aveva detto a me che avevo problemi. E quindi, giustamente, Facebook che fa? Non è che analizza tutta la situazione, no rimuove semplicemente il commento segnalato, proprio un ottimo eh, meccanismo, un ottimo algoritmo proprio impeccabile che non va ad analizzare la situazione e quindi a punire chi veramente deve essere punito, cioè queste persone maleducate che vanno nei gruppi solo per perdere tempo, per far perdere tempo e pazienza alla gente seria che invece vuole identificare i minerali e le rocce che posta. Allora li lascio impuniti tranquillamente e invece poi quelle persone che invece difendono quelle altre persone che vengono comunque insultate e quant'altro, quelle, quelle persone lì invece se la prendono in quel posto e vengono punite ingiustamente. Io trovo questa cosa davvero ingiusta. Non volevo fare questo video ma veramente sono incazzato nero, sono incazzato nero perché non è possibile questa cosa. Non è possibile... Perché veramente è una mancanza di rispetto nei confronti di chi va a postare per primo. Perché se una persona vuole farsi due risate, no? Non va di certo in un gruppo di geologia destinato all'identificazione dei minerali. Sicuramente va da un'altra parte. Non va in un gruppo sulla geologia. Quindi le battute, che sono anche stupide, tra l'altro, non fanno ridere nessuno, queste battute, quindi, fuori. Fuori. Perché non sono. Ben accette. Non sono ben accette. E non si tratta di scherzare una volta ogni tanto, come alcuni vogliono giustificare. Ripeto, commenti su commenti su commenti, con le stesse battute stupide che non fanno ridere neanche un cane. Quindi, per piacere, piuttosto che andare a segnalare i commenti per far bloccare l'account, piuttosto che fare questo, eh, bisogna saper affrontare le cose. Perché se non sei in grado, i motivi sono due. O non, appunto non si sa come fare perché evidentemente non, non, non riesce ad arrivarci quella persona a come deve fare, oppure non può farlo perché sa di essere intorto. E quindi ricorre a, queste, a questi trucchetti, diciamo, a questi espedienti vigliacchi di una persona vigliacca che non è in grado di affrontare una situazione. Come si dice, no? A... a Faccia a faccia, vis a vis per dirlo in francese. Cioè, è una cosa veramente schifosa, indecente, vergognosa, assolutamente. E io non volevo fare questi, questi video qua, perché io sto, vi sto preparando i video, giustamente, degli speciali, i video dell'apertura del Geode, che mi state chiedendo. Ma mi ha fatto veramente arrabbiare questa cosa, ma non poco. Non poco, perché ci sono troppe persone stupide e ignoranti che vogliono restare stupidi e ignoranti però a danno degli altri. E questa cosa non va bene. A danno degli altri che vogliono, invece, sapere. Vogliono conoscere. Cioè, è veramente una cosa schifosa. È un sistema schifoso. E Facebook non funziona come dovrebbe. Perché dovrebbe analizzare tutta la discussione. Tutta la discussione e non solo quello che vuole lui detto questo io concludo qua perché non ho ulteriore voglia di parlare di questa cosa perché sto veramente col volta a stomaco veramente col volta a stomaco quindi basta, basta non ne voglio parlare più mi dispiace di, di aver fatto uscire questo video e non i video che, mer che devono uscire sul canale però cioè, eh, ho bisogno di sfogarmi in qualche modo perché sennò tutta la rabbia dentro non fa bene quindi avevo bisogno di sfogarmi, perdonatemi ragazzi, e ci vediamo al prossimo video.